Buongiorno amici, questo è il momento di una nuova live reaction e la faccio a un gruppo che, ve lo dico dopo la sigla, che mi piace molto. Mi piace molto Real Trading Group, ho visto tanti loro video, qualcuno degli ultimi non l'ho ancora visto, ho detto ma insomma perché non reagire comunque a quello che dicono. Quindi purtroppo non sarà una cosa del tutto imparziale in quanto io li apprezzo, non c'è niente da fare, apprezzo quello che dicono, apprezzo in parte le loro strategie che comunque non conosco perché ho le mie e apprezzo comunque la divulgazione che fanno, quindi vabbè. Vediamo questo video, mi metto le cuffie e reagiamo. Via. Non sono qui per caso, ragazzi. Non sono... Cazzo, è la chiesa? Qui per caso. I più appassionati di cinema sapranno che luogo è questo qui. Sembra la chiesa. 20 Exchange Place. Vabbè. Secondo me è la chiesa. Fare? Allora, se ci sono... È andato a pregare. Un motivo. Per i suoi trade. Il primo motivo, sin da quando ero piccolo, bambino, che mi ha spinto sempre al voler venire a New York. È New York, va bene. Era proprio questo. Ma non è in cioè, chiesa. Entrare e visitare la banca della rapina di Insideman. Ah, vabbè, ok. Allora, passo avanti perché non ce ne frega un cazzo. Ma chi se ne frega della banca della rapina? Cioè, sia l'interno che l'esterno. Vabbè, la banca della rapina. Amo raccontarle per quello che sono. E questa è la verità. È la pura verità. Due sono i film che hanno, diciamo... Minchia, ancora del film sta parlando? No, avanti, cazzo, vabbè, dai, già dura poco. Devo comprendere che a volte sono i punti di vista a definire le cose. Quello è vero, quello è verissimo. Guardatevi il film, fidatevi. Perché? Questo poi si vede anche, ripeto, in altri film. Allora, ha detto già una cosa che già mi piace. Sono i punti di vista a definire le cose. Perché non è che una cosa è oggettiva per tutti. Io posso vedere... una cosa, tu vedi la stessa cosa, ma la interpreti in un modo tuo. Quindi, a seconda del punto di vista, quella cosa assume un significato diverso. E questo concetto mi piace tantissimo, applicato proprio al trading. Film che parlano di rapine un po' geniali, come La casa di carta. Vabbè, però cazzo, sta menando ancora il torrone con le rapine, i film. Cioè, vado, è rimasta dentro e l'ho sempre covata e poi ha trovato la sua massima espressione nel trading. Perché a un certo punto... Aspetta, torno un po' indietro, che qua, cos'è che ha trovato la massa? La rapina? Io rapino i mercati, che cazzo dice? No, sicuramente, fai vedere un po'. In realtà è sbagliato. Ma accendono anche una sigaretta. Questa cosa a me mi è sempre rimasta dentro e l'ho sempre covata e poi ha trovato la sua massima espressione nel trading. Perché a un certo punto io mi sono reso conto che il trading in realtà è... visto e decodificato dalla maggior parte della gente in un modo non che non rispecchi la realtà, ma la rispecchia parzialmente. Il trading è decodificato dalla gente in un modo non che non rispecchia la realtà, ma che la rispecchia parzialmente. Allora, non è una cazzata? La gente che non opera nel mercato decodifica male il trading, nel senso che spesso pensa che chi fa il trader schiaccia un tasto sul computer e arrivano i soldi. Però loro non sono capaci, capito? Questo è il discorso. Vabbè, stiamo complicando un po' le cose senza dare un significato preciso. Io l'avrei detta così, la mia. Poi voglio vedere qual è il nesso con il film con cui ci ha cagato il cazzo per... 10 minuti, no, 3 minuti parlando che c'è un film a New York, ma su un video che dura 16 minuti punto 1 secondi è chiaro che 3 minuti sono tanti. Ed ecco anche il motivo per il quale mi sono dato pace sul fatto che molta gente non riesce a concepire l'esistenza del trading, non ci crede, proprio non ce la fa, ma non lo fa per male, perché proprio il punto di vista che sta utilizzando è un punto di vista... Ecco, diciamo, in generale la sintesi dei concetti non è proprio il lato forte di questo signor Gaetano, che mi piacerebbe conoscere perché
mi sembra uno tosto con le spalle larghe. E per certi versi ingannevole. Cosa intendo dire quando parlo di punti di vista? Intendo dire che nel caso del film Inside Man, quale film? L'oggetto era la rapina. Ora ripeto, non ve lo voglio spoilerare perché se ma lo chi se ne frega guardare, del film? Magari, almeno non dite brutto stronzo, mi hai rovinato il film. Ma parla però, di l'oggetto è la rapina, ok? Dai. Il punto di vista dal quale però uno guarda il fatto, perché il fatto è che c'era una rapina in corso, quello è il fatto incontestabile, però in base a come viene vista la cosa, si può giungere ai cazzo a conclusioni diverse e a risultati diversi. Okay? Il trading alla stessa maniera è un qualcosa di oggettivo. Però cos'è il trading alla fine? C'è la cosa... Attenzione, battaglione! Il trading è qualcosa di oggettivo. Non sono del tutto d'accordo, perché, come per il motivo che ho detto prima, io vedo una cosa, tu che ti chiami, che ne so, Giovanni, ne vedi un'altra. E questo lo rende soggettivo invece. Però, vabbè, magari deve dirmi qualcosa di più interessante che io non ho considerato. Vediamo. L'oggettiva sono i mercati. Quindi esistono i mercati, esistono delle quotazioni, ok? Quotazioni di borsa, nel caso, non so, dell'azionario, degli indici, esiste un mercato dei cambi valute. Vabbè. Esistono tanti grafici, mercati, vado avanti, esistono, non me ne voglio elencare tutti. Tutto ciò che è tecnico esiste. Seguitemi, ragazzi, fidatevi di uno che con il trading guadagna. Sì, ma se mi dici qualcosa mi fido, se no come cazzo faccio a fidarmi se non mi dici un cazzo? Cioè, porta pazienza, Gaetano. Mani sul fuoco. Quindi, anche se i miei discorsi vi possono sembrare metafisici, non lo sono. Perché ah, vedi, l'ho detto, cacchio. Lui, la sintesi non è proprio il suo forte. Che non è metafisico, ok? Quando vado all'ATM e prelevo, non prelevo metafisica, prelevo banconote contanti. Quindi fidatevi, non sono ragionamenti metafisici. Quindi ciò che è tecnico è il trading, ok? Potremmo, utilizzando un... Tecnico, molto tecnico, assolutamente, e anche strategico, d'accordissimo, al 2000%. Un parallelismo, dire che è la rapina, quindi la rapina sta ancora avvenendo, la rapina è oggettiva la e rapina. Basta però. Cazzo, okay? C'entra la rapina? Quindi, i mercati sono oggettivi e basta. L'utilizzo, le dietrologie che ci sono, tutto quello che invece le dietrologie non me ne fotte perché non sono i mercati, c'entra niente con la rapina. Quello che riguarda l'utilizzo che le persone fanno dei mercati, ragazzi, lì si apre un mondo, perché lì iniziano a diventare punti di vista. Cioè lì l'enorme differenza la fa il punto di vista dal quale tu guardi quello strumento. Esattamente quello che dicevo io prima, quindi non è una roba proprio così oggettiva. Vista dal nostro punto di vista diventa soggettiva, cioè ogni persona vede quello che ci vuol vedere, il più delle volte non vede quello che accade realmente. Mi spiego meglio. Se io vedo una candela che sale, io so che oggettivamente dietro quella candela che sale c'è il Nasdaq che sta salendo di 20 punti. Sto facendo un esempio. Sale. E quella è la cosa oggettiva, no? Sta salendo. Il fatto che io poi in quella candela voglio metterci dei miei soldi sperando che continui a salire con una visione cassettistica, questo è un punto di vista. Bravo, d'accordissimo, al 2000%. Sull'utilizzo di quella cosa che sta accadendo, ok? Il fatto che io invece guardo i mercati, guardo quella determinata candela come un'opportunità per sfruttare la statistica e rubarmi un pezzettino di liquidità e fare questa cosa ripetuta nel tempo, portando le possibilità dalla mia parte attraverso la psicologia, perché ho compreso che la psicologia Figa. È la cosa che determina il successo o il fallimento di un trader. Sono d'accordo, la psicologia è la cosa più importante, il 70% di tutto è una roba psicologica. Sto facendo dei lavori sui suoi muri qua. Comunque, non ingarbugliare, per favore, cioè, va bene. È soggettivo, l'ho spiegato io e l'ho detto in parte anche lui, cioè, prima oggettivo, poi soggettivo, comunque è soggettivo, alla fine. Poi, vabbè,
Vediamo, fondamentalmente dai. il mercato è prevedibilissimo in quanto fa sempre le stesse due cose. E quindi se io riesco in maniera razionale a gestire quelle due cose che fa il mercato due e quindi cose. Riesco a limitare O le sale, perdite, a ottimizzare i guadagni, riesco ad avere una plusvalenza, vedete tutto quello che c'è? Questo è un punto di vista. Quando io dico che il trading è più simile a uno... Sta dicendo una cosa di grande intelligenza, a mio parere, che è un punto di vista nel momento in cui da un semplice passaggio che è o sale o scende e poi ci dobbiamo mettere in mezzo tutta la nostra operazione, tutto il nostro ventaglio temporale, in quanto tempo sale, in quanto tempo scende e se sale quanto torna indietro e poi dobbiamo metterci delle sicurezze che ha spazio ancora di salita e poi ci dobbiamo mettere il fatto che non è vicino alla resistenza magari, poi vediamo se la media è inclinata oppure la media è piatta e ognuno queste cose, ognuno ha le sue, insomma non è che tutti hanno la stessa cosa ovviamente. Sport è più simile al poker, agli scacchi. Ma ecco, mazzo, Gaetano. Ah, Gaetano. Vedi, cazzo di volta la intorti su. No, non lasciamo perdere lo sport. Lo sport c'entra per certe dinamiche, ma non per altre, ovviamente, come il cinema, come quello che vuoi, però... Ogni volta è un po', non è logorroico, ma la mena. Non è per screditare il trading e dire che è un gioco, è semplicemente per farvi comprendere. Certo che il trading è un gioco. Il trading è un gioco, non è che mi spezzo la schiena io per fare trading. Il trading è un gioco e addirittura come gioco è sensibile alle forme di ludopatia. Ed esattamente come le macchinette che vedo quelli spesso ubriaconi o gente che al tabaccaio è lì con mettere dentro la molettina una macchinetta ogni 2x3 e sperare di fare il colpo della vita, è ludopatico perché il mercato ha un potere ipnotico. Io lo so che ci ho lavorato, chi ci ha lavorato lo sa, è ipnotico il grafico che va avanti su e giù, avanti e indietro, dove cazzo sta andando e poi magari non si fa un cazzo, aspetti che ci sia l'occasione e guardi l'oscillazione e quell'oscillazione non è la tua occasione sono altri punti di riferimento, ma sei lì, cazzo, devo capire. Quindi sì, è un gioco e il giocatore nei mercati è un ludopatico. Che è un modo di vedere il trading che non è concepito tra i comuni mortali, tra il popolino, come amo chiamarlo io. Potremmo dire che in ambito istituzionale probabilmente è visto in maniera un po' più analitica. Non saprei. Ha più dei fondamentali macroeconomici, sì, ma no, vi posso assicurare che non saprei. Sono entrato in dei palazzi. Siamo a 8 minuti 50 e mi sto un po' rompendo. Intanto è entrata mia moglie. Dove il clima era più simile a quello di un casinò di Las Vegas che non di un ambiente istituzionale. Ragazzi, palazzi pure molto importanti. Cioè, ok, quindi dipende, lì dipende tantissimo. Però di base si parla di psicologia delle masse, quindi in mezzo... Sì, confermiamo il punto, la psicologia delle masse non è adatta ad operare sui mercati finanziari. Sintetizzo un concetto che lo sta un po' ampliando un po' troppo, ma è così. Anzi, come ho scritto, come ho detto nel mio video di idiota o coglione, è proprio così, cioè bisogna fare un passaggio in più per switchare il proprio modo di pensare e questo switch poi si va a riproporre anche un po' in tutta la vita e non solo nell'operatività sui mercati. A tutto questo casino, no? In mezzo, esattamente come quella rapina, in mezzo a tutto il casino... Vabbè, io vado un po' avanti perché sennò la facciamo troppo lunga, è la reaction, vediamo se... Non l'ho visto in questo video, non so neanche cosa deve dire. Studiate dalle cose che non servono a nulla, già è difficilissimo. Casino immenso perché pure sul web c'è una confusione incredibile. Sul web, io lo dico alla fine di ogni video, raccontano un sacco di cazzate. Ma nessuno ci ha capito un cazzo, ma tutti parlano di trading. Esatto, bravo, bravo. E in mezzo a tutto questo... Tenetelo presente questo, sul web tutti parlano di trader e nessuno ci ha capito un cazzo. Pensate con la vostra testa, è la cosa migliore che potete fare.
Magari può servire guardare i video dello zio, di Gaetano, non so di chi altro, però il passaggio obbligato è pensare con la propria testa. Se uno non arriva a farsi la sua strategia, a vedere le cose per quello che sono e ha solo una confusione in testa di tante cose perché si vogliono prendere dei soldi, non ce la farà mai. Vado leggermente avanti, questo concetto però mi piace molto, l'ho riespresso in una forma mia, sintetizzandolo, perché Gaetano a volte è un po' troppo prolisso, però vabbè, è comunque un concetto importante da sapere, secondo me è fondamentale. Casino, comprendere il dettaglio vi mette poi in una posizione, il dettaglio. D'accordissimo, guardate i miei video, parlo sempre dei dettagli. Magari non lo dico esplicitamente, ma parlo sempre dei dettagli. Ragazzi, il dettaglio, qual è il dettaglio? Il dettaglio è che l'unica cosa che conta è cacciarci fuori i soldi. E qual è il modo più semplice, Non veloce ed solo. efficace per cacciare soldi? Da una candelina che va su o va giù? No, no. Il dettaglio non è la candelina. Il dettaglio è il punto. La candelina deve arrivare a quel punto e poi dopo da lì si deve sviluppare qualcosa. Ci devi cacciare dei soldi da quel punto, proprio quello. Capire qual è il punto in cui tu dovrai cacciarci dei soldi e fino a quel punto dovrai aspettare. Non c'è candela che tenga, eh? Poi io conosco la loro strategia in Ola, quello che parla della seconda candela, non l'ho mai provata, non mi interessa, ho le mie strategie, quelle utilizzo, ma è il punto. Il mercato mi deve dare esattamente quel punto. Da lì io ho fatto un ragionamento e ho preso una decisione su cui ci caccerò dei soldi. Guardate come sto riducendo tutto ai minimi termini, ma non lo sto facendo per, come dire, per mancare di rispetto alla profondità del... È così. E Bene, vado un po' avanti. in mezzo a tutto sto casino, In mezzo l'unico alla passeggiata di Gaetano. fatto oggettivo qual è? Che c'è una candela che o va su o va giù. Vero. Ma non è che ogni punto vale per l'altro e non è che ogni candela vale l'altra. Ci sono candele candele, c'è la candela figa e c'è la candela che ci spacca i maroni, che ci fa guardare senza poter fare. Hai capito? È diverso. Però ho ragione. Da un punto preciso il mercato o va su o va giù e tu devi capire se da quel punto è un punto strategico per poter fare la tua scommessa. Vado avanti, scusate, perché sennò qua la vedo un po' per le lunghe. Voi non state guardando i mercati da vicino. Voi pensate, voi siete convinti che li state analizzando, che leggete i book macroeconomico, Punto molto interessante. il calendario economico, il footprint, questo, quello, no, il trading non esiste, gli investimenti, allora no, l'interesse composto 3, 4, Ecco queste cose che si dicono in giro che fanno fare su una gran confusione. 5%. Voi avete l'illusione di aver capito non tanto i tecnicismi e capire il bilancio di società X perché è quotata, di quello non me ne frega un cazzo. Io vi sto Quasi parlando. quasi mi faccio un pisolino, passa anche la polizia. Dicevo, quasi quasi mi faccio anche un pisolino perché per dire un concetto figo, interessante, molto interessante, direi anche ci stai mettendo troppo tempo, è classico di YouTube. Capire qual è quel segreto per far gente prova ad utilizzare i mercati in un modo sbagliato, facendo concorrenza. Allora, ci stai dicendo che le persone, la massa, il popolino, come tu lo chiami, sbaglia. Ed è vero, chi incomincia a operare sui mercati senza avere una giusta preparazione alle spalle, che è difficile da trovare per giunta, sbaglierà e perderà soldi. Ai grossi big, quindi cercando di interpretare i volumi, ma ragazzi, ma gli istituzionali si fanno la guerra per nascondersi i volumi a vicenda, ma state scherzando Vero, davvero? Arrivate voi dalla verissimo. vostra cameretta, no, non scherziamo. Gli istituzionali fanno la guerra per nascondersi. Non tutto è nascondibile. Ma
gran parte del lavoro che anche noi con i volumi, con l'analisi volumetrica vediamo, non è quello vero. Quindi voi provate a usare le armi dei grandi, ma è ovvio che non potete spuntarle. Concetto importantissimo, lo metterei a un titolo grande, non puoi competere con Rocco Siffredi se non ce l'hai di almeno 20 centimetri. Ma come pretendete di poter avere la meglio se usate le stesse armi, con la differenza che voi avete la pistola quegli anni bazooka? Non ha senso, dovete trovare il modo furbo di giocarvi Vero. La vostra partita Verissimo. In un altro modo, attraverso un altro punto di vista. L'hai fatta un po' lunga, vediamo se ci dice qualche punto di vista che potrebbe aiutarci a capire dove guardare. A muro? E mi vuole picchiare? Io, nonostante io oggettivamente incuto timore, però magari non me la provo a giocare con le sue stesse armi, no? Cioè non provo a prenderlo a pugni se riconosco che fisicamente probabilmente quella persona mi smonta. Cosa faccio? Stesso concetto di prima, vado avanti ancora un po'. Però non avete il cazzo lungo come gli istituzionali? Ragazzi, è un grande problema. Io non avete il cazzo lungo. Potrete continuare all'infinito. Ragazzi, ci vuole il cazzo lungo, c'è niente da fare. Continuerete a chiedere, ma perché non guadagno? Ma il perché non guadagni è sotto gli occhi di tutti. E voi quanto ce l'avete lungo? Fatemelo sapere nei commenti. Tutti. Ti stai misurando il cazzo con Rocco Siffredi. Ah, quindi il mio esempio, ma come? L'ho detto prima io, non vale. Non ci siamo. O ce lo hai come Rocco Siffredi, oppure lascia stare. È vero, comunque okay? È vero. Questo è il discorso. Cazzo, l'ha detto prima lui di me perché ha fatto il video prima di me. Però il fatto che sarà un segno del cielo è un esempio stranamente uguale. Io vado un po' avanti, abbiamo finito il video per dire che non abbiamo il cazzo lungo, va bene? Cioè, scusatemi, ma perché dovrebbe essere più conveniente contrarsi Gratta e Vinci? Questo qua, vabbè, vado avanti ancora. Molto meglio i mercati, almeno sul 50-50. Vero, i mercati è un ottimo modo di investire. Non investire per il 50-50, non investire cercando la fortuna, ma è qualcosa di facilmente comprensibile, con tante cose ben documentate. Io dico sempre, forse vorrebbe dirlo anche lui, ma l'ho detto prima io, mi dispiace Gaetano, dico sempre una cosa, che oggi la finanza, per quanto possa sembrare complessa, è la cosa più prevedibile che ci sia, perché i maggiori cervelli, i maggiori matematici hanno cercato di dare una spiegazione al movimento del prezzo e l'hanno fatto con diversi punti di vista. Però tutto questo è documentato e disponibile, quindi senza andare a cercare cose che stanno su Marte, questa cosa è la cosa più prevedibile che ci sia, e se tu non sei capace non è colpa di nessun altro se non del fatto che tu sei un povero ignorante. Chi può dirmi qualcosa? È giusto e sbagliato? Chi sei tu? Chiunque esso sia, ok? Ma lo dico anche a me stesso quando sbaglio, non è che poi... Per dirmi che questo ragionamento qua è sbagliato. Al posto di... Vabbè, poi hanno anche un'altra caratteristica, che si lodano da soli tantissimo, cioè noi siamo fighi, noi siamo quelli, statement alla mano, Kim è incontrovertibile, noi facciamo il 100% all'anno, noi ce l'abbiamo lungo quasi come Rocco Siffredi, se non di più. Va bene, e questo lo fanno spesso. Vado leggermente avanti per vedere se c'è un altro concetto che esprimono. Abbiamo torto? Ma come abbiamo torto? Ancora che stanno dicendo che loro hanno ragione e gli altri sono dei coglioni, va bene. Ho una plusvalenza pazzesca. Che però non è neanche sbagliato, cioè comunque loro delle cose intelligenti le dicono. Negli ultimi anni se guarda... Farò un video magari prima o poi sui canali di YouTube che seguo e che mi piacciono, dicendo anche perché mi piacciono. Questo è uno di quelli comunque, cioè non voglio togliere nulla e do a Cesare quello che è di Cesare, cioè delle cose che dicono sono molto, ma molto d'accordo. Guardo i conti che ho bruciato, non quelli con i quali faccio trading seriamente, i fondi, no, i conti con i quali gioco. Se guardo quelli che ho bruciato e quanto ho prelevato, ma... Hai bruciato dei conti? Vabbè, forse quando cominciavi, non lo so. Secondo me i conti non vanno mai bruciati,
Cioè, non si gioca col trading. Se lui si diverte a giocare coi soldi, mi dispiace Gaetano, ma vai a giocare con le macchinine, vai a puttane, vai da qualche altra parte, ma gioca con qualcos'altro che è anche più divertente, direi. Anche la moto, ma via il culo. Pure Ray Dalio si può inchinare davanti a quello che ho fatto. Non sto scherzando. Ray Vabbè, Dalio. tu sei bravo e sei stato bravo, hai fatto tanti bellissimi risultati, l'abbiamo capito, lo dici in ogni video e io sono contento per te che fai questi bei risultati, ti auguro di farne anche di meglio, ma mi sono rotto il cazzo di sentirlo in ogni video, cioè se uno poi vabbè, ti conosce leggermente ha capito che sei bravo, per me sei bravo, sì, però non te lo devi dire da solo, cazzo. In maniera furba per guadagnare soldi? Non è sbagliato. Chi vi dice che è È sbagliato finito. lo dice perché non lo sa fare. E quindi li rode. Va bene, chiudo qua, tanto ci sono già i titoli di coda delle loro cose che dicono. Ritengo che ha detto delle cose molto interessanti, cioè che cazzo ha detto? Che cazzo ha detto? Ha spiegato una cosa interessante, che il mercato o va su o va giù. E da lì non si scappa. Io ho ribadito che c'è il momento in cui la nostra decisione va presa, e quel momento lì, quando arriva in un punto preciso, che tu avrai il vantaggio di poter mettere poco in termini di stop loss per cercare di prendere tanto. E quello che bisogna capire è se va su o se va giù da un punto preciso con un vantaggio molto interessante in termini economici. Se non mi credete, andate a vedere il mio video sui supporti e le resistenze e capirete cosa intendo. Secondo me su questo aspetto qua ha fatto un po' di confusione, ma ha evidenziato il fatto che molta gente sbaglia perché non sa neanche cosa deve fare, di fatto. E io sono d'accordo. Molta gente sa tante cose tecniche, ma poi quando si trova davanti al grafico va un po' alla carlona perché deve fare in testa sua pensando che ci sia da pensare e non c'è da pensare un cazzo. Va bene, abbiamo finito il video, ho finito la reazione, ho sintetizzato molto rapidamente quello che ha detto Gaetano, che secondo me è un po' prolisso. Vi raccomando di seguire i loro video e il loro canale, ritengo che ci siano tante cose interessanti, se la tira un po' Gaetano, ma fa anche bene perché è bravo, sembra che sia bravo almeno dal mio punto di vista. E basta, la reazione è finita. Quindi concludendo, se pensate di iscrivervi al canale, sappiate che non me ne frega un cazzo. Se volete mettere il pollice su al mio video, dicendomi che mi piace, non me ne frega un cazzo. Siccome il pollice giù non c'è più, lasciamo perdere il se. Il pollice giù non c'è più, quindi non potete neanche dire che non vi piace il mio video. Però se non vi piace, scrivetelo nei commenti e magari vi rispondo anche.